Con questo video cominciamo ad osservare un po' più nel dettaglio quali sono le operazioni che compie la BCE e le relazioni tra la Banca Centrale Europea e le banche. Nello specifico, come vedete dal sottotitolo, nel video ci occupiamo dei prestiti a breve termine della BCE e dei depositi delle banche presso la BCE stessa. Quindi, tra la Banca Centrale Europea e le banche dell'area euro si possono instaurare e usualmente si instaurano due tipi di relazioni. Da un lato abbiamo la Banca Centrale Europea che presta denaro alle banche e questo denaro fa parte del denaro che poi le banche utilizzano per la loro attività, quindi per investire o per erogare prestiti a famiglie e imprese, e dall'altro lato le banche depositano fondi presso la BCE. Ogni banca ha un conto corrente acceso presso la BCE tramite le banche nazionali e su questo conto corrente depositano dei fondi. Osserviamo in modo sintetico le due relazioni. Usualmente, perché in video successivi vedremo meglio ulteriori dettagli, la Banca Centrale Europea presta denaro a breve termine alle banche, ovviamente, attraverso due strumenti. Le operazioni di rifinanziamento principale e le operazioni di rifinanziamento marginale. Adesso le vediamo entrambe, A1 e A2, nelle slide successive. Le operazioni di rifinanziamento principale, in inglese l'acronimo è MRO, Main, quindi principale, Refinancing, Rifinanziamento, Operations, quindi operazioni di rifinanziamento principale, sono delle aste che ogni settimana la BCE organizza per prestare fondi alle banche. Questo prestito dura 7 giorni e alla scadenza cosa succede? Le banche devono restituire i fondi presi in prestito 7 giorni prima e ci sarà una nuova asta attraverso la quale le banche potranno prendere più fondi o meno fondi rispetto ai 7 giorni precedenti. Quindi sono aste che si ripetono ogni 7 giorni attraverso cui la BCE fornisce alle banche la liquidità da esse richiesta. Su questi fondi, quindi alla scadenza dei 7 giorni, le banche devono, a questi fondi devono aggiungere un tasso di interesse, quindi dopo 7 giorni dovranno restituire la somma presa in prestito più un tasso di interesse che viene stabilito dalla BCE. Non mi occupo dei tassi di interesse in questa lezione, li vedremo in una lezione successiva. Per ottenere questi fondi, vedete l'ultima parte, sottolineata, le banche devono prestare una garanzia, che soprattutto sono titoli di Stato. Quindi, riassumendo, le banche dell'area euro ogni 7 giorni possono attingere a questi fondi dati dalla BCE. Su questi fondi che devono restituire dopo 7 giorni pagano un tasso di interesse e per ottenere questi fondi devono dare delle garanzie che soprattutto sono rappresentate da titoli di Stato. Le altre operazioni sono le operazioni di rifinanziamento marginale. In questo caso vedete la differenza, quelle erano principali, queste sono marginali. Che tipo di operazioni sono? Per spiegarle in modo veloce, supponete di essere una banca e vi accorgete che i fondi presi a prestito con le operazioni principali non vi bastano. Allora chiamate la BCE e dite alla BCE che avete bisogno di altri fondi. E la BCE presta esclusivamente a voi i fondi in più di cui avete bisogno. Ovviamente anche questi per periodi brevissimi, quindi sempre per 7 giorni. E vengono dati sempre prestando garanzie, quindi mettendo a garanzia del prestito che ottenete, ad esempio dei titoli di Stato. Poiché attraverso questa operazione voi, come dire, andate a dare un fastidio alla BCE, perché la BCE comunque ogni 7 giorni è disponibile a darvi i fondi, se voi banche per problemi particolari o perché non avete fatto bene i conti, vi ritrovate con poca liquidità e quindi chiamate la BCE per avere altri fondi, state dando un fastidio. Questo cosa significa? Significa che la BCE per darvi questi fondi vi chiederà un tasso di interesse superiore rispetto a quello delle operazioni principali. Quindi questi sono i due metodi più importanti, diciamo basilari, attraverso cui la BCE fornisce liquidità,
quindi fondi a breve termine alle banche. Le operazioni di rifinanziamento principale, che valgono verso tutte le banche, e quelle marginali che invece sono attivate se sono le banche a richiederlo, ma diciamo, è molto raro. Dall'altro lato, come abbiamo visto, c'è l'operazione inversa, cioè le banche dell'area euro possono depositare fondi presso la BCE. Li depositano su un conto corrente, quindi anche le banche, le nostre banche, le banche che conosciamo, hanno un conto corrente acceso, attivo presso la BCE, così come noi abbiamo un conto corrente presso la banca. Su questo conto corrente, le banche, dell'area euro devono depositare fondi e su questi fondi depositati, come un normale conto corrente, la BCE paga un tasso di interesse alle banche. Questo tasso di interesse che la BCE paga è più basso rispetto al tasso a cui la stessa BCE presta i fondi alle banche. Tenete presente che sempre su questo conto corrente le banche sono tenute a depositare la cosiddetta riserva obbligatoria. Quindi ci sono dei fondi che obbligatoriamente le banche devono depositare su questo conto corrente, però possono depositare anche altri fondi. Ora, in casi normali, la BCE paga qualcosa sui fondi depositati. Poi vedremo in casi particolari come quelli che stiamo vivendo. Questa lezione, diciamo, è una lezione, generica, generale. Poi andremo a vedere magari in video futuri i casi particolari. Quindi, riassumendo, tra la BCE e le banche si instaura una relazione bidirezionale. Da un lato abbiamo la banca centrale che fornisce fondi alle banche. In questo caso abbiamo visto i fondi a breve termine. Dall'altro lato le banche possono depositare fondi presso la BCE. In alcuni casi devono depositare fondi, quando parliamo della riserva obbligatoria. Le banche, se chiedono fondi, devono pagare un tasso di interesse sul prestito ottenuto dalla BCE ed è la BCE che stabilisce questi tassi di interesse. Al contrario, quando le banche depositano fondi sul conto corrente, sarà la BCE a pagare qualcosa alle banche per queste somme depositate. Quindi, questo che abbiamo visto, ciò che abbiamo visto in questo video è in maniera molto semplice ma realistica, ciò che accade ogni giorno tra le banche dell'area euro e la BCE, quindi questa relazione di prestito e deposito. A questo video seguiranno altri video e andremo a vedere meglio i tassi di interesse della BCE e altri dettagli sui prestiti che la BCE fornisce alle banche. Io vi ringrazio di aver visto il video. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e vi ricordo che adesso esiste anche una pagina su Facebook che si chiama sempre Il Faro dell'Economia, e in questa pagina, oltre a rilanciare i video di YouTube, approfondisco qualche tematica, inserisco qualche link economico interessante, quindi se volete potete iscrivervi liberamente anche alla pagina Facebook Il Faro dell'Economia. Grazie.